Buonasera, benvenuti allora anche a quelli che sono collegati con noi attraverso venetoglobe.com. Buonasera e benvenuto al nostro Andrea Gerosa che è qui con noi. Io penso che sia la prima volta che lei fa una presentazione, cioè adesso non mi smentisca e non è, però prima volta insomma, non dica l'ultima, quindi prima, e qui poi ce ne saranno altre sicuramente. Il panorama che potete vedere è stupendo, siamo in mezzo alle colline, insomma, aspetta Marco, lì refrontolo in pratica, lì refrontolo da questa parte con l'Alto Susegana, per chi insomma se ne intende un pochino. Lei poi studierà con la cartina che le daremo. Allora, grazie intanto per essere qui con noi. Sarà sottoposto al fuoco di fila di domande di Sonia. Prima di iniziare, però, visto il presidente, venga presidente, perché ci sono. Questa è. Lei ha l'onore di chiudere la sesta serata che abbiamo fatto con queste. Bisogna stare attenti a quello che è, perché non è pa sono parole nel bicchiere. Parole in un bicchiere, cioè la prossima volta cambiate sto nome che sia più semplice per me, Presidente, perché siamo persone normali, quindi lo scriviamo qui così. Allora, parole in un bicchiere perché abbiamo dovuto correggere poi, il Presidente è stato male tutta la notte, è stato male tutta la notte. Presidente, è vero che lei vuole ringraziare naturalmente e fare un piccolo vada. Sì, una cosa velocissima, buonasera a tutti. E parole in un bicchiere giunge all'ultima puntata, chiamiamola così, di questo prima rassegna. Andrea Gerosa ci onora della sua presenza, mi sento tutto. No, ti senti bene? No. Importante. E Andrea Gerosa chiude questo appuntamento di parole in un bicchiere, prima rassegna a San Pietro di Feletto. Grazie alla cantina Moret Vini che ci ospita proprio all'interno del proprio vigneto. E un ringraziamento voglio farlo proprio all'inizio perché non l'ho mai fatto in queste sei Puntate. puntate, alla libreria Tra le righe di Conegliano, al signor Venga Riccardo, tra le righe. perché ci ha proprio dato il supporto alla programmazione di questi appuntamenti. Cogliamo l'occasione per ricordare che se poi volete acquistare il libro di Gerosa lo trovate lì. Lui si ferma ancora un po', mi hanno detto che poi deve andartene via un pochino prima questa sera. Però trovate il libro lì, però se aspettate la fine poi vi fa anche l'autografo e quindi foto, selfie, ci sarà di tutto e di più. Grazie, come diceva il Presidente. E un grazie a Giacomo che ci accompagna anche in questa occasione. Ormai è cittadino onorario di San Pietro di Feletto perché in tutte le occasioni che l'amministrazione comunale oppure la Proloco interpreta, Giacomo c'è. Grazie Giacomo. Buona Grazie serata a Giacomo. tutti. Giacomo ha avuto un attimo di mancamento perché ha visto la maglietta di Sonia che è Ligabue, ma non ho tanto materiale per fare il concerto questa sera. Non preoccuparti, lei va a vedersi Ligabue, lascia che vada. Allora, bene, Gerosa, tocca a lei adesso. Io le do subito lo spunto per. Qui, lei è un thrillerista, un giallista, come si dice, quindi qua ne potrà trovare di morti, di ambientamenti, eh? Mi pare giusto e mi pare buono. Sonia, a te, grazie. Grazie a voi, buona serata. Inizio subito ringraziando la Proloco che ha organizzato questa manifestazione e l'amministrazione comunale e Sonia che mi ha voluto per concludere questa serata. E il problema è, a me è venuto in mente una cosa, i calci di rigore in una finale, di solito si tiene l'ultimo rigorista, quello più bravo per l'ultimo tiro. La vedo dura stasera, nel senso che, visti i nomi che mi hanno preceduto, non so se il rigore andrà a buon fine, però ce la mettiamo tutta, no? I libri sono come il cibo. Non è che c'è uno bravo in assoluto. C'è chi ti piace. C'è chi Quindi ti piace perfettamente. Speriamo di la piacere. lettura è una cosa democratica, nel senso che tutti possono leggere, ognuno può leggere ciò che vuole e non è che ci siano io leggo solo Proust, io leggo solo Giobbe Coatta, io leggo solo i Cruciverba. Cioè, ognuno legge ciò che vuole, anzi, più si legge meglio è. E non ci deve essere snobismo, quindi io i tuoi libri li ho letti, a me piacciono e ti ho chiamato per quello.
Ti ringrazio e prendo spunto da quello che hai detto per ricordare una frase di una signora che compare nell'ultimo libro, la mamma di Marco Salvi, poi ne parleremo magari. È una signora che esiste nella realtà a più di 80 anni e ha un'energia, una voglia di vivere spettacolare, e io ho voluto portarla nel libro per omaggiare lei. E lei dice sempre: un libro, 100 lettori, 100 libri, perché ogni libro poi lo facciamo nostro. E io posso descriverti il personaggio in un determinato modo, alto, biondo, con gli occhi azzurri, piuttosto che in un altro modo, e poi tu lo fai tuo quel personaggio. E la bellezza del libro, a differenza del pur bel cinema, teatro, okay, che noi vediamo e quindi non possiamo immaginare in un modo diverso il personaggio che abbiamo di fronte, cosa che invece possiamo fare in un libro, cioè lo rendiamo nostro. Beh, io mi sono identificata tantissimo in lei, cioè io sarò così da vecchia, cioè fra qualche anno da vecchia. Te lo auguro, perché guarda, cioè, se ci sarà occasione te la farò conoscere. Lei è una poetessa molto conosciuta a Verona, io vengo da Verona e quindi sono un po' sconosciuto da queste parti, immagino, ma questa è l'occasione magari per farsi conoscere. E lei, ti ripeto, è una persona molto conosciuta a Verona come poetessa, è una professoressa universitaria, era, adesso è in pensione ovviamente, e io l'ho conosciuta in questo percorso subito lei, ed è una delle cose che a me sono piaciute di più, mi hanno dato più soddisfazione. Lei non amava assolutamente i thriller, cioè proprio quando gliel'ho detto io scrivo thriller, ha detto no, io i tuoi libri non li leggerò mai. E invece poi ha iniziato a leggerli e spesso e volentieri è capitato di fare delle presentazioni insieme, che lei mi ha presentato, così come succede nell'epilogo di questo libro. Scusa, problemi tecnici, che problemi spengo il cellulare. Tecnici. Interferisce. Ok. Allora, parliamo un po' dei tuoi libri. Tu hai scritto una trilogia e poi hai deciso di lanciarti su un altro personaggio, e comunque rimanendo sempre legato, perché il secondo personaggio è comunque amico del primo. Innanzitutto ti chiedo: cosa spinge un ragioniere, hai indovinato, a scrivere thriller? Cioè, una persona che comunque ha scelto di studiare i numeri, cosa gli ha fatto venire voglia di buttarsi per amore nelle parole? Allora, io sono un ariete. Se qualcuno è dell'ariete sa che è un segno delle grandissime teste di... e poi il resto, però quando si mettono in testa una cosa non esistono porte o portoni, prima o poi li buttano giù, ed è il bello e il brutto dell'ariete. Io nasco come lettore, ovviamente. Nasco come lettore di thriller, di gialli in primis, è un mio limite, nel senso che libri di altro genere faccio molta fatica a leggerli, e quindi ho sempre letto questo genere. A un certo punto, eravamo nel 2013, ho detto vabbè, adesso ci provo io, e lì è nata questa sfida. È nata questa sfida che però nel momento in cui decidi questa cosa, poi dici ok, cosa scrivo? Cioè, cosa prendo come base? Allora, a parte il mio lavoro che ha a che fare con i numeri e quant'altro, quindi già portarsi a scrivere un libro, quindi in un campo letterario che ti è completamente sconosciuto, e quindi quella era la sfida con me stesso, riuscire a fare questa cosa, ci sono tre cose che io conosco egregiamente a parte il mio lavoro. La Juventus, vabbè, vista l'annata magari non ne parliamo, non so, magari qua c'è qualche interista. Se lo sapevo mica ti invitavo. Infatti, stavo dicendo, magari qua c'è qualche interista e quindi mi sono già rovinato un po' di platea o di... Ti va solo bene che Del Piero da ste parti. Un'altra cosa che conosco egregiamente è Renato Zero, che compare spesso e volentieri nei miei libri,
un'altra cosa che conosco egregiamente è la sabbia. Io sono un collezionista di sabbia da una trentina d'anni circa, ed è una cosa molto particolare perché in pochi granelli riesci a vedere tutto il mondo. Ecco, la sabbia. È nato Granelli di Sabbia. Ricordo sempre la prima recensione che io ho avuto di Emma Fenu, è una scrittrice anche lei, di un genere completamente diverso, che lei ha scritto l'inizio di questa recensione: era un giorno un collezionista di sabbia e accanito lettore di thriller ha deciso di unire le sue due passioni. Fu così che l'uomo divenne uno scrittore e un libro dal titolo Granelli di Sabbia venne alla luce. Sono cose che ti emozionano, ti fanno venire i brividi, perché vuol dire che quella che era la tua sfida in quel momento, già essere arrivato alla fine del primo libro, comunque io avevo raggiunto il mio obiettivo, che piacesse o no, cioè, era una cosa in più, diciamo. Però poi il fatto che abbia avuto un ritorno gratificante, delle recensioni gratificanti da parte di molte persone, e poi ad altre è piaciuto meno, come è normale, cioè ci sta, cioè non ci mancherebbe altro, nessuno. Il bello della lettura, a differenza dei numeri, è proprio quella, cioè il numero, cioè 2 più 2 fa 4 per tutti, ok? La lettura a uno può piacere, a uno no, a uno può piacere un passaggio e lo stesso passaggio a un altro non può piacere, e ci sta, è così. Però da lì è iniziato tutto. È iniziato tutto questo percorso che poi è andato avanti nel tempo. Per me in quel momento, quando è uscito questo, cioè, potevo chiuderla lì. E invece poi non l'ho chiusa lì, è uscito il secondo, il terzo, il quarto, e poi chissà, vedremo. Però sempre cambiando e aumentando il grado di difficoltà. Nel senso che qua sono partito con una cosa che conoscevo, che era già nel mio DNA in un certo senso. I libri successivi ho dovuto andare a studiare, fare delle ricerche, perché sono dei libri, tra l'altro, con degli argomenti, se questo è un argomento futile come la sabbia, gli altri sono argomenti molto più importanti, impegnativi, crudi, dolorosi, pericolosi, non so quale altro aggettivo usare. Comunque anch'io comincio leggendo thriller, cose del genere, cioè io ho cominciato quando ero piccola con Edgar Allan Poe, poi da lì sono passata a Stephen King e poi su quel genere, della serie che se devi giudicare una persona alla libreria io dovrei stare in galera già da un pezzo. Comunque, la cosa che a me piace dei tuoi libri, infatti tu adesso hai detto io sono partito perché leggevo solo thriller. Il bello dei tuoi libri è che non sono semplici thriller, solo thriller. La cosa che a me piace della tua scrittura, e te l'ho anche già detto quando abbiamo chiacchierato, è che tu comunque insegni. Nel senso che quando si legge un libro di Gerosa, oltre a seguire una trama che può far paura, può spaventare, può far venire voglia di investigare, lui ti insegna cose. Nel senso che riesce con degli escamotage a darti nozioni. Per esempio ti spiega parti di Verona, stile Alberto Angela, però senza fartele passare per un documento. Quindi è fantastica questa cosa, ha un modo di regalarti nozioni, ma non solo su Verona, anche sul resto d'Italia, in un modo che tu neanche te ne accorgi e assorbi informazioni e insegni. Quindi dire che sei solo scrittore di thriller a questo punto io direi che è un po' riduttivo, direi che sei un qualcosina in più. Sì, hai ragione, nel senso, a me non piace, non è mai piaciuto il giallo, il thriller fine a se stesso, cioè l'indagine, il commissario, il cattivo, l'assassino e così via. E durante questa cosa, che è abbastanza ripetitiva se vogliamo, cioè nessuno ha imparato niente, nessuno ha insegnato niente in questo senso, cioè non è che puoi spaziare molto e così via, poi
come dire, descrivere meglio certe situazioni relative all'indagine, le analisi e così via. Però quello che a me è sempre piaciuto nei libri che ho letto è quelli che poi avevano un qualcosa in più, appunto, che mi insegnavano qualcosa. Infatti c'è un uso comune che dice che nei thriller siano libri un po' di seconda categoria, diciamo così, perché non ti insegnano nulla, cioè non impari nulla leggendo il libro. Non è assolutamente vero, poi dipende dal thriller. A me piacciono quel genere di thriller dove c'è un filo conduttore che mi racconta qualcosa che può interessare o meno, che può farmi piacere o meno, perché poi ci sono delle storie che magari a qualcuno possono dare un po' fastidio, diciamo, o comunque immedesimarsi troppo e quindi fa un po' fatica a leggerle. Certi passaggi dei libri successivi, più di una persona mi ha detto: ho fatto fatica a leggerlo, perché quando parli di pedofilia, quando parli di ragazze scomparse, quando parli di Alzheimer, ovviamente se qualcuno è stato segnato da queste cose fa fatica a leggerlo. Io stesso, quando ho scritto il secondo, ed è questo è un libro dedicato alla mia mamma, è un libro che parla di Alzheimer, ne parla in termini molto semplici, senza entrare nello scientifico o quant'altro, perché non ne sarei in grado di farlo, però parla di quello in un certo senso all'interno di un thriller. E in quel momento, quando io ho iniziato a scrivere questo, mi sono trovato che volevo scrivere di Alzheimer per fare un omaggio a mia madre, però chiaramente dopo devi trovare l'aggancio. Come faccio a scrivere di Alzheimer in un thriller? Allora lì devo raccontarvi un aneddoto che poi riporto poi nei ringraziamenti. Questa signora non l'ho ancora trovata, chissà mai se la troverò, però tutto nasce un pomeriggio che io sono in giro per Verona, in via Sottoriva. Se qualcuno conosce Verona, in via Sottoriva c'è un capitello, un'edicola votiva. A Verona li chiamiamo capitelli, immagino anche qua. E sono quelle cose bellissime, piccolissime, che ci passiamo davanti e non ci accorgiamo della bellezza che hanno, perché sono dei capolavori. In via Sottoriva c'è un bellissimo capitello della Madonna, così come tanti altri riguardano la Madonna, e io camminavo tranquillamente, una signora mi fa cenno di avvicinarmi, perché le serviva un accendino, perché doveva accendere i lumini sotto questo capitello. Io mi avvicino, le do l'accendino, lei accende i lumini e poi io me ne vado tranquillo, lei sistema i fiori e quello che è. Faccio qualche passo, mi giro e la guardo, lì mi è esploso il mondo, perché io avevo trovato l'aggancio per agganciare l'Alzheimer alle edicole votive, ai capitelli. E sono delle cose che quando ti arrivano, cioè, è una specie di folgorazione, no? Perché fantastico, il libro è già scritto. In quel momento hai tutto quanto, l'idea ti arrivano come fosse, non lo so, una sorta di arcobaleno alla fine del temporale che... E lì ti esplode veramente il mondo, e sono delle sensazioni che auguro a tutti quanti di provare, perché è una cosa veramente bellissima. Infatti si vede che tu sei felice di quello che fai, e nonostante siano thriller, che mai uno pensa, si traspare questo, il fatto che tu sei in questi libri comunque, cioè che li scrivi con passione e che sono un'espressione di te stesso. Sì. Sono
su un'espressione di me stesso, nel senso che ho rinunciato a dei contratti con delle case editrici perché avevo degli obblighi di scrittura. Allora, io ho 56 anni, quando ho iniziato a scrivere ne avevo 48 e ho già dei padroni nella mia vita e ho fatto un tipo di scelta nata con il primo perché... Lei? Lei è una di quelli, come in tutti i matrimoni il padrone è la donna, no? Cioè, non, è inutile che ci nascondiamo col sesso forte che siamo noi, c'è cioè una chimera, cioè alla fine comandano loro, ma va bene così. Ma non solo lei, purtroppo, forse solo lei sarebbe una passeggiata di salute. Dicevo, il primo che è nato come ebook, perché tra me e me ho detto, io non so cosa ho scritto, se ho scritto una cosa buona, non buona o quant'altro, e quindi mi sono fatto questa domanda: tu, Andrea, li spenderesti 15, 16, 17 euro per comprare un libro di un emerito sconosciuto? No, è stata la risposta. Quindi subito il primo è nato solo come versione ebook, perché chiaramente quello aveva un costo, insomma, più alla portata di tutti, si parla di 2-3 euro. Dopo, fortunatamente invece, c'è stata una grossa richiesta di cartacei, il che mi ha anche sorpreso in un certo senso, oggi come oggi, che i lettori leggano ancora sul libro di carta, la stragrande maggioranza. Non riesco, infatti io ho letto il tuo sul computer, è stata una fatica, perché io lo devo toccare il libro deve essere mio. Sono d'accordo, perché... Ma io faccio parte della generazione cabina gettoni ancora, siamo del millennio scorso, quindi... Ma anche posso dirti che anche ragazzi e ragazze molto più giovani di noi... perché noi non siamo vecchi, siamo diversamente giovani, esatto, comunque mi hanno chiesto il cartaceo e così via, il che, ti ripeto, mi ha un po' sorpreso. E un'altra cosa che mi ha sorpreso è che il 70, direi anche l'80% dei miei lettori sono donne. Ma molti, cioè veramente questa è una cosa che ho scoperto durante questa rassegna, che comunque le lettori di thrill sono principalmente lettrici. E secondo me probabilmente perché stanno studiando, perché come uccidere ho il marito, io mi sono dato cosa. Questa risposta, il marito, il compagno che sia, perché cioè... ci sono dei temi e delle situazioni che vengono raccontate in un thriller, spesso e volentieri, a parte i miei, cioè in generale in qualsiasi thriller, di momenti molto duri, molto crudi, che dici, insomma, la donna ancora la vedi come nell'immaginario questo essere più fragile, più debole. E... siamo tutte Sandra Mondaini, che noia, che barba, abbiamo bisogno di emozioni. Ok. Può essere, infatti, ti ripeto, è una cosa che mi ha sorpreso, sia il discorso dei cartacei, sia il discorso del pubblico principalmente femminile. E è stata una lietissima sorpresa, ci mancherebbe, perché poi, cioè, che sia maschio o femmina, poco importa, diciamo, nel senso che poi a me piace il contatto con quello che è il mio lettore. Tanto è vero che non a caso, ed è anche quella una scelta, se tu vuoi un mio libro cartaceo, non lo trovi, devi venire da me. Poi ti lamenti che vengono poche persone perché non hanno trovato il libro cartaceo prima. Sì, questo ha i suoi pro e i suoi contro, però anche quella è stata una scelta, nel senso che l'ebook, ovviamente, perché? Perché poi io a distanza di qualche mese ti chiedo se ti è piaciuto o no. È vero. Perché cioè, a me piace poi avere con il mio lettore, la mia lettrice, questo rapporto di critica, di momento di interagire insieme, mi è piaciuto questo passaggio, mi è piaciuto meno l'altro e così via, perché questo mi aiuta a crescere, cioè tra una critica e l'altra
anche quello ti aiuta a migliorare nel successivo, a dare più attenzione su un passaggio piuttosto che un altro e così via. Mi parlavi l'altro ieri che dell'ultimo ti è piaciuto Tobia. Sì, Tobia è fantastico. Tobia è un cane che è uno dei protagonisti del libro, cioè questo cane appare perché leggendo i precedenti più di una persona mi ha detto: ma nei tuoi libri non c'è mai un animale. Infatti la signora, la madre di Marco, per essere come me, le manca il gatto, cioè dovrebbe essere gattara. E io in questo ho messo un cane, ma non solo, ho messo anche un ragno e una mosca. È vero che il ragno e la mosca sono coprotagonisti, chiamiamoli così, a differenza di Tobia, però anche questa cosa mi è arrivata col tempo, con le critiche, con il feedback delle persone che hanno letto i precedenti, e più di una mi aveva fatto notare questa cosa, che non c'erano degli animali, perché erano amanti di animali, che fossero cani, gatti o pesciolini rossi, poco importa. E questa cosa io l'ho recepita, e allora in quest'ultimo... Infatti quando tu mi hai girato le letture da scegliere, io una delle cose che ho scelto è appunto il passaggio quando il padre della protagonista sta riflettendo sulla sua vita, sulle cose che non sono andate o non sono andate, quando scrive quest'animale, quell'animale è la sola creatura che gli sia rimasta accanto, sempre fedele, malgrado anche per lui non abbia avuto sempre le premure meritate. Tobia è un cane diligente, affettuoso e forse è l'essere che l'ha capito meglio di tante altre persone. A me ha toccato particolarmente proprio perché, vabbè, io sono fatta un po' a modo mio, che le persone mi piacciono fin là, invece adoro tutti gli animali. Però trovo che il fatto che comunque è vero che se ami un animale sei profondamente comunque buono, c'è una vena di bontà in te. Poi c'è chi non ama viverci assieme, può essere comunque una brava persona, però comunque chi rispetta e ama gli animali ha un qualcosa in più, cioè chiunque rispetti le ciò che è più debole, quindi bambini, animali, anziani, ha comunque quell'umanità che dovrebbe essere un po' in tutti, e si vede soprattutto nei confronti di chi è debole e buono, come può essere un animale, un bambino o un anziano, a parte le vecchiette malefiche al mercato e tutta quella categoria lì. E qua mi dai il là per parlare di 2 minuti del terzo. Nel senso che il terzo, ed è questo, nasce ascoltando una presentazione di Mario Giordano. Lui qualche anno fa ha scritto un libro che si intitola Profugopoli, in cui denunciava tutto quello che c'era dietro al business dell'immigrazione. A me questa cosa ha molto toccato. Adesso, senza scendere in campo politico, che non me ne può fregare di meno, però se pensiamo che in certi paesi d'Africa la natalità è in media di 7 bambini per donna, gioco forza, da qualche parte queste persone devono andare. Allora o le aiutiamo lì o li aiutiamo da un'altra parte. E lì dietro, cioè in questo libro c'è un grossissimo lavoro di ricerca, quello che ti dicevo prima, perché poi la cosa che ho legato assieme, giusto per non farmi mancare niente, è la pedofilia. Allora, solo per quanto riguarda la pedofilia, 2 psicologhe hanno fatto un trattato di 500 pagine, che mi sono letto tutto quanto, in cui loro hanno intervistato 200 persone, 200 pedofili. E la cosa che ne è uscita è che queste persone, per loro non c'è niente di strano. Cioè, per loro è amore. Caspita, cioè, vabbè, sono fatti così, e insomma qualche problema sicuramente ce l'hanno,
però è uscito questo, e riportarlo nel libro certi passaggi e certe convinzioni che queste persone hanno non è stato per niente semplice. Quindi capisco poi quelli che lo hanno letto, che certi passaggi hanno fatto veramente fatica, perché io ho fatto fatica a scriverli, perché cioè, dici, ma come può essere una cosa del genere, che un essere umano pensi così e sia cosciente di quello che pensa, che secondo lui è corretto, è giusto, ci sta, anzi tutto quello che è il problema che possono dare i giornalisti, i media o quant'altro sull'argomento viene denigrato, perché per loro quello non li aiuta ad amare le persone che vogliono. Secondo me amare è un'altra cosa, molto ben diversa, però purtroppo esiste anche questo. Ed è un'altra cosa di cui ho voluto scrivere, trattandola nella maniera che ho pensato più corretta, sia questo che il discorso del business legato all'immigrazione, perché lì dietro ci sarebbe da parlare per giorni e giorni, però va bene così. Ed è il discorso che dicevamo prima, nel senso, ti racconto delle cose, faccio un lavoro di ricerca dietro, perché tante cose purtroppo non le conosciamo, cioè ascoltiamo il telegiornale, leggiamo il giornale o così via, però spesso e volentieri l'informazione non è così completa, non è così equilibrata o quant'altro. Mi ricordo un mio professore quando andavo a scuola mi diceva di giornali ne dovresti leggere almeno 5. E poi dello stesso articolo, dello stesso tema trattato, fare un tuo assunto, perché ognuno dei 5 giornalisti te lo mette giù un po' alla sua maniera. Io ho cercato di fare questo per quanto possibile nei libri che ho scritto, poi ovviamente non so se ci sono riuscito, se ci sono riuscito bene, se può essere piaciuto o meno. Però cioè, io ce l'ho messa tutta per riuscirci, ecco. Però con questa analisi che hai fatto adesso ti sei risposto anche alla domanda perché io ti abbia chiesto di partecipare a questa rassegna. Cioè, vuol dire che i precedenti avevano un modo di scrivere diverso dal mio. Però siete tutti, secondo me, validi allo stesso modo. Indipendentemente dagli argomenti che trattate, dai libri che scrivete, comunque lo spessore. Cioè praticamente mi stai dicendo che ho segnato il gol, insomma. Da juventino lascia non parlare di gol segnati, cose, perché è meglio saperlo. Però sì, secondo me sì, nel senso, ecco, segnare il gol no. Hai centrato il punto, diciamo che non devi sentirti assolutamente l'ultimo della rassegna, solo, no, in, no. Solo in ordine temporale. Non in ordine. No, ma guarda, sono quando qualche mese fa, inizio anno più o meno, mi hai scritto per questa possibilità, cioè è una di quelle cose che quando sarai vecchio ricorderai come piacevoli, come la recensione che ti ho detto prima o altre cose che mi sono capitate in questi anni. Questa è una di quelle, sarà una di quelle sicuramente, che quando avrò la mia età magari racconterò ai nipotini o così via. Io una sera ero in mezzo ai vigneti del Prosecco che presentavo i miei libri insieme a Sonia Ceschin e a tanti baldi ascoltatori che sfidano le zanzare. No, beh, giovani e meno giovani, cioè non siamo tutti giovani. Cioè, quando ti ho raccontato prima di quella signora ultra ottantenne, cioè lei è giovane. Ma io e mia comare che è qui in mezzo al pubblico, noi siamo pischelli inside. Cioè, lei è di una gioventù incredibile. Cioè, a volte io, che sono molto più giovane di lei, la invidio veramente, perché ha un'energia, una carica impressionante, guarda. Perché legge?
perché mantiene la mente allenata. Eh sì, perché sì. Vive mille vite. È vero, è vero. Il libro fa tutto questo. Il bello del libro è proprio quello, no? Quando dicevamo prima, a differenza del cinema o del teatro, che è altrettanto bello, ma più limitante, perché non ti dà la possibilità di spaziare, di farlo tuo, di viverlo in un libro, a prescindere che siano i miei o di chiunque altro. Io invito sempre le persone a leggere, perché leggendo primo si imparano un sacco di cose. Gran parte delle cose che io so nella mia vita le so perché ho letto, perché leggo praticamente da sempre, e quindi quello sicuramente è un aiuto, e impari delle cose senza leggere magari un libro di testo che è più impegnativo, più difficoltoso su un determinato argomento. Io ho a che fare con il fisco, quindi lasciamo perdere, no? Perché c'è un argomento che non piace a nessuno di noi, però per lavoro faccio quello. Invece, leggendo un libro, raccontando una storia, impari tanto. Ma infatti io, che vado spesso a Verona, da quando ho letto i tuoi libri, la vedo con occhi diversi, cerco cose diverse. Avevo cercato anche una libreria che poi effettivamente non c'è, però è descritto così bene che sembra ci sia. E questo è un altro aneddoto, non perché me l'hai detto tu. Allora, due stati fa, io racconto, inizia in questo, la libreria I Due Piaceri, e poi prosegue nei successivi. C'è questa libreria che apre a mezzanotte e chiude alle 6 di mattina con le colazioni, gestita da un personaggio assai strano, una persona di una certa età, ma con un'energia, una voglia di fare che tanti giovani, secondo me, devono invidiarlo, che ha questa libreria a Verona. Allora, due stati fa succede che una coppia di Genova, se non ricordo male, sì, e questo è uno dei vanti che ho portato a Verona, sì, non solo i genovesi, tante persone che hanno letto i miei libri poi sono venute a visitare Verona, perché Verona compare in tutti i libri, è il cardine dei libri, e in ogni libro io vi racconto di un monumento di Verona. Per il momento ho lasciato perdere l'arena, perché insomma quella non occorre raccontarla, penso che sia abbastanza conosciuta, però tanti altri monumenti magari meno conosciuti li ho raccontati, mi sono soffermato su uno o due in ognuno dei libri. E questa coppia di Genova mi scrive, lei un pomeriggio mi dice: Andrea, sono a Verona, mi dici dov'è la libreria I Due Piaceri? Caspita, ho detto, la libreria I Due Piaceri, ho detto, non esiste, ho detto, è fantasia, cioè, perché poi ovviamente nel libro c'è un po' di realtà, un po' di fantasia. Ovviamente esiste una libreria a Verona con un bar, diciamo così, però non apre a mezzanotte, chiude alle 6 di mattina, fa orario normale, cioè quella lì è una libreria particolare. Tanto che io le ho detto, è inutile che la cerchi, erano le 3, le 4 del pomeriggio, perché comunque è chiusa. Sei salvato così? Bellissimo. E dopo ho detto, vabbè. Sai che streaming, sai che lo potrà vedere su YouTube. Sì, ma lei lo sa, ed è rimasta veramente dispiaciuta, e io in quel momento sono ingrassato 3 kg. Beh, ci credo. Perché sono quelle cose che c'era la pubblicità, no? Per il resto ce la sai, adesso non mi ricordo, della serie, quello non ha prezzo, no? Sì, era ecco, Mastercard. Queste cose non hanno prezzo, perché vuol dire che sei arrivato. Poi puoi arrivare a una persona, a 100, a 1000, non importa, basta una. A lei o a lui sei arrivato. E quello per me, che non faccio lo scrittore di lavoro, lo faccio per hobby, per passione, perché ne ho voglia di raccontarmi, di raccontare o così via,
Cioè, quello non ha prezzo, cioè non, è una cosa che mi dice, beh, ho venduto 100 libri, chi se ne frega? A me due persone sono venute a Verona e mi hanno detto questo, vale più quello. Infatti. Allora, in tema di aneddoti, allora a casa mia la mia libreria è divisa in due, da una parte ci sono i libri, dall'altra ci sono i fumetti, sempre per il discorso di prima che non bisogna fossilizzarsi. Io e mio marito amiamo follemente Dylan Dog, di conseguenza abbiamo due figli, uno si chiama Dylan, l'altra Morgana, che sono i personaggi di Dylan Dog. Quando sono stata a Londra con mio figlio, che siamo andati a vedere il concerto di Adele, siamo andati in giro per Londra e mio figlio mi ha portato giustamente all'indirizzo di Dylan Dog, Craven Road 7, dove un italiano ha preso, c'era una volta un panificio, ha preso il locale, ci ha fatto un caffè che si chiama Caffè Dylan Dog. Tu entri, ci sono tutte le stampe di Dylan dentro. Io sono entrata con mio figlio, ho detto questo si chiama Dylan per questo motivo, ci hanno regalato anche la penna. Ed è stato bellissimo, cioè farsi la foto davanti a Craven Road 7 è stato fantastico. Sono d'accordo con te, sono quelle cose che ti riempiono il cuore, no? Cioè non... Come farsi... 100.000 chilometri a piedi a Roma per andare alla Garbatella davanti al bar dei Cesaroni, fatto anche quello. Vabbè, adesso i Cesaroni, insomma, vabbè, un po' meno, no? Però dopo ognuno ha la sua. Se vai allo Juventus Stadium, se vai a Torino. Beh, vabbè, insomma, lo Juventus Stadium, cioè, per scindere. Guarda, a proposito dello Juventus Stadium, non so la tua fede calcistica. Non... L'ho persa quando si è ritirato Totti, l'ultimo rimasuglio di fede calcistica. Vabbè, è andata a perdersi col ritiro di Baggio e poi con quello di Totti. Ciao. Ok, allora, per dirti, lo Juventus Stadium. Dove mia moglie mi ha portato come regalo di compleanno o di Natale, adesso non mi ricordo, ma un po' di tempo prima, un paio d'anni prima, subito dopo che lo avevano aperto, c'è stato un mio amico interista. Allora, tra Juventus e Inter, insomma, non è che ci vogliamo tanto bene, no? Ne sono successe di tutti i colori. Perché in questi voi siete ultimi antipatici. Anni. Ma sì, cioè dopo dipende... È reciproca la cosa, no? Però il mio amico interista è stato a vedere una partita, si trovava a Torino per lavoro, è andato allo Juventus Stadium a vedere una partita, non mi ricordo con chi, mi ha detto Andrea ci devi andare, perché io che sono interista, cioè la passione che ho sentito in questo stadio, perché è molto piccolo, molto raccolto, sembra quasi di vivere una partita di basket, non so se qualcuno è andato mai a una partita di basket, cioè ogni canestro sembra un gol, no? Ecco, lo Juventus Stadium è una cosa di questo genere, e lui, interista, ci è andato prima di me. Cioè, pazzesco, e me lo ha raccontato in termini positivi, quindi dopo... La fede calcistica è una cosa... Sai che uno juventino non lo direbbe mai di San Siro, perché voi siete così. Ma io ci sono stato a San Siro a vedere la Juventus più volte, e devo dire è un signor stadio, ma è una cosa diversa, cioè è un po' dispersivo come tutti quanti gli stadi in generale. Lì il terzo è un po' anello balla, ed è vero che balla, soprattutto se ci vai a un concerto balla molto il terzo anello, mamma mia. Vabbè, insomma, è lo stesso. Siamo qua per parlare di libri, esatto. Cioè abbiamo fatto una parentesi sportiva. Ma perché i libri toccano tutti gli ambiti della nostra vita? Ma sì, perché poi nel primo, a un certo punto, mentre fanno un viaggio per andare da Verona a Rosignano Marittimo, perché il primo, parlando di sabbia, ovviamente va un po' in giro per l'Italia e quindi parla di varie tipologie di sabbie, quella di Rosignano Marittimo, non so se qualcuno c'è mai stato, sembra di essere ai Caraibi, ma Caraibi non sono, nel senso che lì è dovuto agli stabilimenti della Solvay, quella del bicarbonato Solvay che le nostre mamme o nonne sicuramente conoscono. E c'è una spiaggia che è bianchissima, sembra di essere a Cuba o comunque ai Caraibi, ma lì non c'è niente di naturale, è tutto artificiale, ahimè.
però c'è gente che ci fa il bagno, che prende il sole, io non lo farei mai. Nonostante sia scritto di non farlo? Nonostante ci siano divieti da ogni dove, ma è tra l'altro una località marittima molto frequentata, molto conosciuta. Beh, per rimanere in termini di libri, nella trasposizione a livello di fiction di Rocco Schiavone, la penultima puntata, la quarta stagione, lui è lì. Tutti pensano che sia ai Caraibi, invece è su quella spiaggia lì. Sì, perché ha il suo fascino, la sua atmosfera, però anche lì, per dire, cioè, il discorso, cioè, raccontare qualcosa, insegnare qualcosa, no? La sabbia sembra un argomento molto leggero, molto futile, però vengo a raccontarti delle cose che qualcuno non sa. Questo, cioè è stato da questo, cioè proprio il fatto che mi hai spiegato quella cosa là che io non conoscevo, io là mi sono illuminato. Eh certo. Che figo sto libro. È il bello della lettura, no? Dei libri, qualsiasi sia il libro, è così, non c'è niente da fare. Allora adesso parliamo di Creature in gabbia, facciamo la prima lettura? Facciamo la prima lettura, direi che partiamo subito col botto. Deve concentrarsi, cercando di annullare il caos che la circonda per focalizzare l'attenzione soltanto sulla sua avversaria. Come sottometterla e vincerla per aggiudicarsi altri giorni di vita. Quella notte, però, è diverso. Di fronte non ha una ragazza qualsiasi che come lei deve vincere per sopravvivere. Gli occhi che la osservano dall'angolo opposto, a 5 metri di distanza, sono quelli di Carlotta, la compagna di sventura, con la quale ha condiviso tutto in quei mesi di prigionia, fin dal giorno in cui è stata sequestrata e sbattuta in una stanza nei sotterranei di quello stesso capannone. Lei si trovava lì da parecchi mesi e le era sempre rimasta accanto, infondendole coraggio, come un sottile bagliore di luce in fondo a un lungo tunnel. Ha curato le sue ferite, soprattutto quelle dell'anima, l'ha aiutata a non soccombere all'impatto con quelle sostanze micidiali che ogni giorno hanno insidiato la sua mente. L'ha consolata nei momenti di sconforto e l'ha iniziata quella realtà ostile, insegnandole cosa doveva e soprattutto non doveva fare. Con lei ha varcato i limiti di una dimensione oscura, uscendone con una forza morale e fisica che mai avrebbe pensato di possedere.
si è spinta ai confini di un mondo fluido e leggero, dominato da un senso di piacevolezza e profondo benessere. Un mondo ipnotico, fatto di inganni che si rivelavano ad ogni risveglio. Carlotta attende la sua prima mossa, dopo che il giudice le ha fatte avvicinare al centro. Il fango ha ricoperto completamente quella specie di vasca gigantesca. Pochi istanti, il tempo di un primo affondo, e si sarebbero confuse nella melma, con i corpi avvinghiati in un duello che avrebbe decretato un'unica vincitrice. La tensione cresce, il pubblico rumoreggia sempre più, mentre loro si guardano mute. Sarà l'ultima volta che accadrà, l'ultimo istante in cui si scambieranno uno sguardo amico. C'è tristezza nei loro occhi, c'è la consapevolezza che una di loro sarà definitivamente assorbita dall'incubo, dall'antro nero senza ritorno. Ai margini del quadrato si staglia una figura vestita di bianco, l'uomo che decreterà il giudizio finale. Bianchi i pantaloni, bianche la camicia e la giacca. È il padrone assoluto di quell'arena. L'unico che si astiene da commenti o grida, il solo che guarda chiunque con indifferenza, ma in grado di zittire tutti con una sola occhiata. Lui, alla fine del combattimento, quando non avranno più energie per continuare, con il solo gesto del pollice alzato sancirà chi di loro potrà tornare nella sua stanza a far compagnia alle altre ragazze, mentre l'altra, nessuno di loro ha mai saputo cosa sia accaduto all'altra. Che la lotta abbia inizio! Da dove sei partito per scrivere questo libro? Cos'è che ti ha ispirato, che ti ha dato l'input? Un articolo del giornale di San Patrignano. C'era un articolo che raccontava di una ragazza, che era una ragazza molto semplice, normale come tante, casa e chiesa si direbbe, no? Casa, chiesa, lavoro, casa e scuola, che poi ha trovato delle amicizie sbagliate e ha iniziato un percorso all'interno del tunnel della droga che l'ha portata quasi a morire. Fortunatamente poi è stata curata a San Patrignano, così come tanti altri ragazzi che hanno avuto questo problema, e adesso conduce una vita, diciamo, quasi normale. E leggendo questo articolo, era il 2018, il libro è uscito alla fine del 2019, di fatto non è ancora uscito perché poi sappiamo tutti cosa ci è accaduto e cosa stiamo ancora vivendo. E leggendo quell'articolo, cioè, tra me e me, mi sono detto, caspita, è tanto tempo che non si sente in giro, telegiornali, giornali, parlare di droga. E il problema esiste ancora, anzi, ancora di più. Perché se una volta era la cocaina, l'eroina, le canne, adesso sono delle droghe molto diverse. Sono delle droghe che ti spaccano il cervello in due. Allora, quello che una volta era l'LSD, negli anni ha fatto passi da gigante, anche lì la ricerca ha aiutato. Sono subdole come droghe, perché una volta la droga, l'eroina, soprattutto l'eroina, tu lo vedevi un drogato, un robboso, lo vedevi. Invece adesso sono droghe che comunque le persone apparentemente a livello fisico sembrano normalissime, e invece gli brucia il cervello. Sì, è proprio quello.
E allora ho anche lì il discorso dell'illuminazione, no, della signora davanti al capitello. Anche quell'articolo lì è stato un'illuminazione, perché di fatto ho detto: caspita, cioè, non si parla più di droga. E allora inizia anche lì un percorso di ricerca, e che ovviamente poi affiancando un altro argomento, che è quello delle persone scomparse, dei ragazzi, soprattutto i giovani, che poi la stragrande maggioranza vengono ritrovati o comunque scappano per loro desiderio di scappare da una situazione magari non felice, che può essere familiare o quant'altro. Tanti non scappano, e lì dietro anche lì c'è un business non da poco, c'è business di prostituzione, business di organi e quant'altro. E quindi questi due argomenti, entrambi difficili, entrambi dolorosi, mi sono serviti per generare creature in gabbia. Cioè, il titolo non è a caso, la copertina non è a caso, gli occhi rossi spiritati non sono a caso. Questo è un quadro, questo è il quadro originale che l'autore Enrico Maria Gradali, è un autore di Piacenza, mi ha permesso di andare a modificare. Anche lì, questa è un'altra delle cose che ricorderai, no? E se fossi stato io l'autore, non gli avrei mai permesso di modificare un mio quadro. Anche questo è un quadro, e l'autore non mi ha permesso di modificare. Io non lo volevo modificare questo. Questa nave di profughi che passa nell'oceano, nel Mediterraneo, anzi scusate, lui mi ha permesso di modificarlo, e questo tanta roba, perché io ho potuto portarlo a mia immagine e somiglianza, quindi gli occhi rossi per la droga, le labbra rosse è un simbolo importante d'amore. Questo libro, magari qualcuno non ci crederà se non dopo averlo letto, di fatto parla d'amore. Cioè, io lo dico all'inizio, rubo una frase di John Nesbo, che adesso il problema per me è leggerla, quindi è meglio se la leggi tu, perché sono un po' ceccato. Prima l'amore fulgido, quello che fa bene, poi quello scuro, quello che fa male. E qua tratto le varie sfaccettature dell'amore, quello bello, che conosciamo tutti, quello meno bello, quindi può essere quello del compagno che utilizza la sua compagna a suo vantaggio, diciamo così, per non andare troppo sul pesante, piuttosto che quello di un carceriere per Clotilde. Clotilde è la protagonista del libro, e questa ragazza che viene rapita. Adesso dobbiamo stare attenti a come parliamo, perché quando si parla di un thriller è molto facile cadere nel dicendo qualcosa in più. Ma a me viene voglia di raccontarlo il libro. No, diciamo così, c'è l'amore in tutte le sue sfaccettature, perché c'è l'amore tra marito e moglie, tra uomo e donna, tra sorelle, l'amore per un animale, l'amore di un animale per un uomo, l'amore di padre, l'amore verso una persona che non c'è più, il tentativo di rimpiazzare questo amore forse in un modo sbagliato, c'è l'amore puramente fisico, c'è la passione puramente fisica, e c'è l'amore quello sublime di puro sentimento, c'è l'amore tra amici, tra amiche, c'è l'amore che nasce quando ci si trova in una brutta situazione in due,
e quindi un legame che viene a nascere, c'è l'amore come dipendenza, c'è in tutte le sue sfaccettature. Sì, è un libro che non a caso l'ultima parola, poi è l'altra lettura che verrà fatta, sarà la lettura dell'epilogo, ma senza raccontarvi come finisce l'indagine ovviamente, l'ultima parola del libro è amore. E poi c'è anche, perché qui parliamo dei suoi due personaggi che comunque sono anche amici fra loro, cioè il protagonista dei primi tre libri e il protagonista di questo, c'è anche praticamente il percorso del primo protagonista che, come tutti i personaggi dei thriller, gli succede un disgrazia a manetta, perché altrimenti non si diventa paladini della giustizia se non si ha una vita triste. Invece in questo caso, spoileriamo relativamente, soprattutto se uno comincia dall'ultimo, si può anche ricostruire una famiglia, si può ritrovare l'amore, essere sereni e comunque lottare per la giustizia. Sì, allora, questa cosa che il protagonista dei thriller sia un po' sfigato, uno che gli sono andate male molte cose nella vita, è un classico. E quando me l'hai fatto notare qualche mese fa, ho fatto notare anche gli altri, eh. No, ma è vero, cioè è una cosa abbastanza usuale, cioè un po' nelle corde. E a me nasce probabilmente, cioè io nasco come lettore di thriller di scrittori americani, e in primi Jeffrey Deaver e James Patterson, i primi libri. Deaver piace tanto anche a me. Ok, i primi, perché poi i successivi, vabbè, hanno fatto fortuna e ne scrivono uno ogni sei mesi, insomma, che per carità avranno una squadra dietro impressionante, però vabbè, boh, mi lascio un po' con il tempo che trovo. Infatti i primi sono un'altra cosa, cioè il collezionista di ossa, che poi hanno fatto anche la trasposizione cinematografica, ed è uno dei pochi film, secondo me, che del libro. Siamo lì, cioè non, di solito il film rispetto al libro, vabbè, lasciamo perdere. Per i motivi che dicevamo prima. E questo è uno, secondo me, che il film rende molto il libro. Quindi questa cosa del protagonista un po' che ha avuto tutte le sue peripezie, così come il fatto di iniziare subito sparato col botto, ok? È un classico modo di scrivere, più americano che italiano. In altri scrittori di thriller o di gialli italiani c'è un'atmosfera molto più tranquilla, diciamo, non esasperata all'ennesima. Sì, ce n'è solo un altro in Italia che scrive all'americana. È molto bravo, eh? Molto, classe mia. Comunque, io non lo dico perché è maleducazione parlare di Ati, se vuole lo dice. No, stiamo parlando di un altro stasera, quindi lo diciamo. E hai iniziato il discorso del protagonista dei primi tre, l'ispettore Veloso. Lui inizia con questa storia e poi va avanti e a un certo punto diventa scrittore, perché dopo la prima indagine il suo amico fraterno Marco Salvi, che nasce come giornalista di cronaca nera e poi diventa investigatore privato, qui nel libro è già investigatore privato, lo aiuta nella scrittura di questi libri, che poi sono, nel secondo ha scritto Granelli di sabbia, nel terzo ha scritto Granelli di sabbia Oscura memoria, il tuo alter ego. Nel qua è un mio alter ego, esatto. Ed è per praticamente, io di secondo nome faccio Luca. Ah. Non a caso lui si chiama Luca. Veloso. Non a caso è anche Veloso. Più di una persona mi ha chiesto: ma perché Veloso? È il cantante sudamericano? No. È il giocatore del Verona? No. Veloso è Gerosa, geloso, veloso. Nasce così. Ok? Io sono geloso di natura, l'Ariete è geloso di natura, non possessivo, geloso,
molto diverso. Quindi praticamente io mi identifico in lui, un mio carissimo amico, mentre leggeva il primo, mi ha scritto, mi ha telefonato anzi alle 10:30 di sera per dirmi: sto leggendo il tuo libro, mi sembra di averti accanto. E gioco forza, sì, soprattutto nel primo, perché ovviamente uno dice, si scrive di cose che si conoscono, quindi ovviamente il primo protagonista mi somiglia molto, con tutti i pregi e i difetti, perché mi veniva semplice, cosa che poi cammin facendo cerchi di crescere. Infatti nel quarto cambio totalmente, e a un certo punto cambiare protagonista è un'altra sfida con te stesso, perché nelle tue corde hai Luca Veloso. Quindi iniziarne un altro con i suoi, caratterizzarlo con i suoi problemi, i suoi pregi, i suoi difetti, il doppio orologio perché odia le persone che sono arrivate in ritardo, i problemi fisici alla schiena, il non bere il caffè, tante cose, cioè devi inventarti delle cose nuove che non ti appartengono, che non hai già scritto, per farlo diverso dal precedente, pur se l'ispettore Veloso compare anche nel quarto, anzi dà una grossa mano all'investigatore Marco Salvi nella risoluzione dell'indagine, però è un attimino defilato ed è felice. Ed è felice, contento, alla sua compagna, alla sua bimba, con i problemi di ogni bambino, ma comunque conduce una vita più normale rispetto a quella degli anni precedenti e dei libri precedenti. E scrive e continua a fare le sue presentazioni come scrittore, così come fa nella realtà Andrea Gerosa. Quindi voi stasera andrete a casa col dubbio che lui non faccia praticamente l'ispettore di polizia. No, che tu non faccia il ragioniere, ma sia in realtà Luca Veloso in incognito. È un'altra cosa che allora me l'ha chiesta un carabiniere. Dopo che ha letto il primo è molto incentrato nell'indagine, nell'analisi dei reperti, l'anatomopatologo, faccio sempre fatica a dire, è un po' complicato, e tutte queste cose sono descritte in maniera, mi ha detto questa persona che ho conosciuto a una presentazione, non sapevo che lui era carabiniere. Lui aveva già letto il libro in precedenza e mi ha detto: ma tu sei un agente di polizia di lavoro? Cioè, no, c'entro niente. No, perché? Ha detto: la descrizione dell'indagine, delle varie cose, è fatta in maniera che tu non puoi non essere un agente di polizia. No, non sono un agente di polizia, però ho letto tanti libri gialli thriller e dai quali ho rubato, tra virgolette, ovviamente, tutto quello che può leggerli essere. Anche voi carabinieri, che magari aiuta. Ma ci sono anche dei protagonisti che sono dei carabinieri, cioè molto, molto famosi. Tra l'altro, una cosa, sempre questo mi ha detto, ed è verissima. Solitamente nei romanzi, nei gialli, troviamo il commissario, non l'ispettore. Cioè l'ispettore è un sottogrado, no? Cioè, c'è il commissario Montalbano e c'è l'ispettore Fazio. Sì, fantastico. Questa è una cosa, anche quella da Ariete, nel senso che il commissario l'hanno scritto tutti. Questo povero ispettore che sta sempre dietro, fa il lavoro più importante, perché poi il commissario faccia bella figura. No, io faccio l'ispettore, anche se dal punto di vista gerarchico, di gradi e così via, non è corretto, ne sono conscio, non me ne può fregare di meno. Se ti piace è così, ne leggi un altro. Cioè, per me è l'ispettore, giusto, non è il commissario.
Ma noi adesso abbiamo tempi tecnici che ci fanno andare verso la chiusura, perché soprattutto a livello di diretta, quindi io direi che speriamo che vi siate incuriositi abbastanza da volerli leggere. Potremmo concludere con la seconda lettura e poi, se volete poi fare qualche domanda a lui, è qui. Affrettai il passo, nonostante il dolore alla schiena mi procurasse fastidiose fitte lungo la gamba sinistra. Avevo appuntamento con Anna davanti alla libreria, I Due Piaceri, per la presentazione dei libri di Luca, e non volevo assolutamente tardare. Mia madre non me lo avrebbe mai perdonato. Aveva intitolato la serata Cornice d'autore, e il dialogo si sarebbe incentrato non solo sulle indagini, ma anche sulla storia d'amore tra lui e Camilla e le bellezze artistiche di Verona. Una volta terminato, saremmo andati a cena tutti insieme, rammaricandomi che proprio Camilla non potesse partecipare per un'improvvisa e fastidiosa influenza che aveva colpito la loro bambina. Come mi capitava spesso quando sentivo il bisogno di raccogliere le idee, quel pomeriggio ero salito a Castel San Pietro per trovare riparo dal caldo settembrino e riflettere sugli sviluppi dell'indagine. Mi ero lasciato talmente prendere dai pensieri da non accorgermi del tempo che passava, e ora rischiavo di non tener fede alla mia proverbiale puntualità. Facendomi largo tra un gruppo di turisti giapponesi fermi davanti all'entrata della casa di Giulietta, scorsi Anna che alzava il braccio per farsi riconoscere, tamburellando il dito sull'orologio che portava al polso per incitarmi ad allungare il passo. La baciai, scusandomi per il ritardo, per poi prenderla sotto braccio, aiutandola a salire i piccoli e infidi gradini di legno che portavano al piano superiore della libreria. Alfredo, il bizzarro proprietario, aveva fatto le cose in grande, sgomberando il salone solitamente stipato di volumi e allestendo uno spazio magnifico per le presentazioni. La sala era gremita di gente, con tutte le poltroncine occupate e parecchie persone costrette a rimanere in piedi. Alfredo ringraziò i presenti per essere intervenuti così numerosi e poi lasciò la parola a mia madre, vero anfitrione della serata. Lei iniziò facendo un rapido accenno alla vita di Luca e al suo lavoro, per poi addentrarsi nelle storie narrate nei tre libri, Granelli di sabbia, Oscura memoria e Anime mute. Ammirai la sua capacità di riuscire ad attirare l'attenzione come un vero animale da palcoscenico e la sua dialettica, semplice e diretta, inframmezzata da vocaboli di uso meno comune che evidenziavano la sua conoscenza della lingua italiana. Il pubblico pendeva dalle sue labbra mentre raccontava e leggeva alcuni passaggi di ciò che Luca aveva scritto. Si percepiva che i libri le erano davvero piaciuti, perché ne parlava con entusiasmo, dimostrando di conoscerli bene. Avevo assistito ad altre sue presentazioni, ma quella sera riuscì a dare il meglio di sé, lasciando all'autore il giusto spazio per ripercorrere alcuni episodi e riferire aneddoti divertenti. Verso la fine, dopo aver scambiato uno sguardo d'intesa con il professor Vinalis, arrivato il giorno prima da Madrid, e avermi cercato con gli occhi, rivolse a Luca un'ultima domanda. Signor Veloso, in tutte e tre le opere lei cita una persona per l'aiuto fornitole nella stesura dei romanzi. Sembra quasi di capire che senza questa collaborazione non sarebbe riuscito a concretizzare quello che lei ha più volte definito come un sogno realizzatosi. Cosa ci dice al riguardo? Che ha perfettamente ragione. A lui l'ho ripetuto più volte e sono molto felice che abbia posto l'attenzione su questo punto. La persona di cui parla e che lei conosce assai bene, stasera assiste per la prima volta a una mia presentazione e quindi ne approfitto per invitarlo ad alzarsi per raccogliere un meritato applauso, rispose lui. Mi alzai
imbarazzatissimo, supportato nel vincere il disagio dalla voce di Anna, seduta al mio fianco, che mi incitava a raggiungerli, e dagli occhi lucidi di mia madre, che mi guardava compiaciuta, esternando finalmente il suo amore. Se vuoi tenere il sottofondo ci fa piacere, eh? Quindi bravo, sì, bravo. Bene, se ci sono delle domande, ci siamo qui. Prima che il satellite sganci, gli passa sopra e ci sgancia, se ci sono delle domande da fare, fatele pure adesso. Tre cose dico io. Sono come lei un giovane, un vecchio giovane, libro sempre, carta sempre. Poi la seconda cosa che ho capito in queste sei serate è che nello spettacolo l'ultimo che viene presentato è quello più importante, quindi godi di questo, goda di questo. E terza cosa che ho capito, che le mogli degli artisti sono figure importantissime. Quindi abbiamo capito questo, io ho capito questo di questa segna, ho capito tutto, giusto. Lo so. Poi non mi è piaciuto, lei è veronese, juventino, cioè, e doveva essere, lei doveva citare il Bentegodi, prima cosa, lo stadium. Stiamo scherzando, naturalmente, ognuno può fare quello che vuole. Ognuno ha i suoi difetti. Esatto, no? Purtroppo questo difetto c'è. Allora, adesso noi, Gerosa, c'è la possibilità di firmarvi i libri, di acquistarli da quella parte e di bere anche un ottimo vino dei Moretti Vini, di Moret Vini, meglio dire, in questo splendido scenario di questa sera. Sì, Giacomo, lo ringraziamo. Ringraziamo Giacomo che si sta dilettando e ci sta dilettando. Ringrazio anche l'assessore Giorgio Comuzzi, l'assessore al bilancio del comune, che è qui con noi, che non ha voluto mancare questa sera. Bilancio, sta controllando tutto. Siamo in linea. Siamo in linea. Lei ha già pensato quindi al prossimo thriller in mezzo a queste vigne così? Qualcosa ha già pensato? Sì, è un'altra cosa diversa. Ci sarà un protagonista femminile, su cui non sa cosa ha fatto, perché questa i cinque che sono passati prima di lei li ha massacrati con le figure femminili, eh. Lei è stato fortunato questa sera. Bene, per quello l'ho detto alla fine. Sonia, grazie naturalmente per l'ottimo lavoro che hai fatto in queste sei serate, grazie naturalmente a tutti gli artisti, grazie ad Andrea Gerosa, che poi vedremo e conosceremo lì insieme. Piace il vino? Sì. Sicuramente. Bene, perfetto, insieme a Vini Moretti che ci hanno ospitato questa sera. Grazie a tutti, buona serata, grazie a Giacomo. Vai al gran finale, vai. Time to regret, cap his regret with his same old save bag. And you went back to what you knew, so far removed from all that we went through. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. So I treat a troubled track
by your distress, and I go back to bless. We only say goodbye with words. I'd write 100 times. You go back to her when I go back to. I go back to. I love you much. It's not enough. You love Blow and I love Bob. And life is like a pipe, and I'm a teeny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her when I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her when I go. Black, 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 I go.